Anche quest'anno abbiamo dato in adozione 200-300 gattini. Apro Facebook, miriade di gattini in adozione. È una situazione che è veramente diventata ingestibile. Di abbandoni senza dubbio, lui ne sa qualcosa, il veterinario Alberto Brandi, che da anni fa i conti con l'emergenza gattini. Diventato ormai un punto di riferimento per l'intera provincia, la sua pagina Facebook è costantemente aggiornata per regalare una possibilità agli animali di trovare una famiglia. Ma la situazione non sarebbe più sostenibile, da qui l'appello tramite social alle istituzioni. Il gatto purtroppo è un animale in cui non esiste legislazione, non è considerato un animale domestico, non è considerato un animale selvatico, per cui se viene trovato un gatto anche ferito, avete l'obbligo, così dice la legge, di soccorrerlo, però nello stesso tempo vi dicono che le spese sono a vostro carico. Punto di partenza fondamentale, secondo il veterinario, è l'obbligo di microchip per il gatto come per il cane. Potrebbe essere un qualcosa che fa scoraggiare l'abbandono sia dei gatti adulti o il girovagare dei gatti adulti, perché fa sì che il proprietario si trovi responsabilizzato. L'altra cosa, secondo me, è l'obbligo della sterilizzazione per chi ha gatti di proprietà e non ha gatti che sono, diciamo, deputati alla riproduzione perché gatti di razza. L'altro è sicuramente l'aiuto a strutture private, come possono essere dei gattini, perché almeno in provincia d'Arezzo ci sono soltanto associazioni o strutture private che aiutano in questi casi. Perché L'invito infine ai sindaci del territorio. magari se vogliono di trovarci una sera e parlare con chiaramente i responsabili delle strutture, veterinari ASL, eccetera, di questo problema, perché secondo me è veramente un problema sanitario. Io mi sono stancato di vedere la sofferenza di questi gattini abbandonati, malati, la sofferenza anche solo psicologica di tenerli nelle gabbie.